L'uomo moderno deve conseguire la piena umanità sulla Terra. E se le manca, vuol dire che la ripudia. Vuol dire che si inabissa di nuovo in quella che sarà la vita dopo la morte, nella sfera del subumano. All'uomo di una volta poteva succedere di lasciare da parte qualcosa. L'uomo moderno distrugge qualcosa. L'uomo di una volta lasciava da parte qualcosa se non diveniva un candidato alla vita. L'uomo moderno distrugge nella propria umanità qualcosa per l'intero genere umano se non mira a divenire un essere pienamente umano sulla Terra, perché in tal modo ripudia l'umanità, mentre l'uomo di una volta se la lasciava soltanto sfuggire. Bisogna dunque vedere se l'uomo, a livello superiore di esistenza che gli compete, voglia inserirsi consapevolmente nel mondo, proprio come l'animale si inserisce istintivamente nel suo mondo a un livello inferiore, poiché altrimenti egli si consegna al caos, mentre l'animale, guidato dal suo istinto, non lo fa. Questo appunto dobbiamo imparare grazie all'antroposofia. Dobbiamo imparare a essere davvero uomini, per non patire l'onta di essere da meno degli animali entro l'universo, proprio noi, cui gli dèi hanno riservato un più alto destino. Giacché l'animale non trascura di cooperare all'armonia dell'universo, mentre noi uomini, se ci rifiutiamo di pensare nei termini di un innesto della giusta coscienza nei giusti tempi, mutiamo l'armonia universale in dissonanza, finendo con l'addossarci così, direi quasi, una ignominia di portata cosmica. Dobbiamo imparare dunque a stabilire un nesso, nell'epoca moderna, fra la nostra vita emotiva e la nostra vita intellettualistica. Dobbiamo imparare a sentire che la mancata ricerca di quella conoscenza che fa di noi degli uomini in senso pieno può essere un'ignominia al cospetto degli dèi del mondo. Da Conosci te stesso, l'esperienza del Cristo nell'uomo come luce, vita e amore, di Rudolf Steiner.